non va oltre il pari casalingo la Fermana, che non riesce a superare il Sora, nonostante la superiorità numerica, per più di 40 minuti. Un pari che serve a poco ai canarini, che rimangono in fondo alla classifica e rimandano ancora una volta il ritorno alla vittoria. Il Sora si prende il pari al termine di una gara fatta di tanta lotta e può anche rammaricarsi per l'occasione avuta all'ultimo secondo con cui poteva concretizzarsi il colpaccio. Tra i padroni di casa ci sono due importanti rientri in formazione, Carcalis in difesa e Bianchimano al centro dell'attacco. Mister Bolzan opta per il 4-3-3, dove oltre al già citato Bianchimano stazionano Ferretti sulla destra e Sardo sulla corsia mancina. Modulo speculare per il laziale di mister Schettino, dove a guidare il reparto avanzato è Luigi Fontana, supportato da Stampete e Bauco. I primi minuti sono di studio, ma si fanno preferire gli ospiti, che si vedono per la prima volta al 12° con una conclusione dal limite di Fontana, di poco fuori. Trascorrono 7 giri di lancette e di Stasio la combina grossa, consegnando il pallone allo stesso numero 9, il quale prende la mira, ma non trova la porta. Al 21° si vedono i canarini con un'azione prolungata che porta al tiro Tommaso Fontana, il quale conclude contrastato da Di Gino. Bosco lo para a terra. Gli uomini di Bolzano prendono fiducia e cominciano a comandare il gioco. Si arriva al 31° quando un tiro a botta sicura di Valsecchi da dentro l'area viene respinto in qualche modo da Boscolo. 2 minuti dopo, un lancio dopo il contagiri di Carcalis pesca Ferretti, che gira verso la porta di prima intenzione, ma il pallone sfila sul fondo. L'ultima emozione la regala Sardo, che cerca il palo lungo, ma Boscolo è bravo a distendersi e a deviare in corner. La ripresa si apre con i bianconeri, che rimangono in 10. Orsi commette un fallo su Ferretti e, già ammonito, si becca il secondo giallo. 1 minuto dopo si vede Ferretti, che dal limite dell'area calcia, ma il pallone termina vicino al palo, ma sul fondo. Bolzano fa entrare anche Palumbo e si schiera con un iperoffensivo 4-2-4, ma di azioni degne di nota neanche l'ombra. Si arriva al 31° quando uno schema su punizione dal limite porta al tiro Bianchimano, altissimo. La Fermana prende vigore e chiude il Sora nella propria metà campo. Al 38° colpo di testa ben indirizzato verso il secondo palo di Tafa, ma Boscolo si allunga e respinge. Vengono concessi 5 minuti di recupero e nel corso del primo Mavromatis si trova a battere dal limite. Il portiere ospite vola ancora a togliere la palla sotto la traversa. All'ultimo secondo, con tutta la Fermana protesa all'attacco, un mancato intervento difensivo di Tafa porta la conclusione Bauco, ma Di Stasio attento respinge di piede, evitando un'atroce beffa. Si chiude 0-0 tra la contestazione di tifosi di casa verso la squadra, mentre il Sora va a festeggiare un risultato positivo che rappresenta un buon viatico in vista del prossimo match casalingo contro la Samp.